Ciao a tutti, in questo video vedremo come organizzare la parte neuromuscolare posturale nel precampionato dilettanti. Più precisamente vedremo quali sono i criteri di base per allenare le componenti neuromuscolari, che sono la rapidità, l'esplosività, e quelle posturali, che sono quelle correlate al rischio di infortuni, sempre ottimizzando quelle che sono le risorse a disposizione nei settori dilettantistici. Qui vedete un'immagine presa dall'articolo di cui trovate il link in descrizione del video, il link in cui riporto quelle che a mio parere sono un po' le fondamenta del precampionato, la parte atletica. La prima è l'esecuzione di un programma di pre-preparazione, cioè un programma fatto a casa. Sempre da quel link potete arrivare a questo articolo, che si chiama Allenamento estivo del calciatore, dove potete scaricare il documento relativo, in cui ci sono sia le sedute di corsa che, poi le rivedremo magari un po' meglio, i quattro allungamenti, quattro movimenti di allungamento funzionale che ritengo necessari almeno da fare, che da fare a casa da parte dei giocatori. Un altro punto è dare ai giocatori la possibilità di recuperare, perché questo è il momento della stagione in cui hanno meno capacità di recupero, quindi, e si fanno anche tanti allenamenti, quindi è importante dare la possibilità di recuperare anche in allenamento, quindi alternare bene il carico e il recupero, o comunque i carichi meno elevati. Bilanciare la necessità di lavoro con palla con quello atletico ovviamente dipende dal mister. Faccio un esempio: se un allenatore allena quella squadra, sono in una squadra in cui l'allenatore c'era già l'anno prima, molti giocatori sono dell'anno prima, probabilmente si potrà lavorare un po' di più dal punto di vista atletico, perché l'allenatore avrà meno dettami da dare ad inizio stagione, mentre se l'allenatore è nuovo e molti giocatori sono nuovi, capite bene che l'allenatore avrà molto bisogno di molto tempo per cercare di dare un'identità di gioco alla squadra. Un altro punto è, lo vedremo poi meglio, carico atletico generale, ma orientato verso la specificità e la prevenzione. Questo lo vedremo meglio dopo. Allora, qui vediamo le componenti responsabili dell'efficienza dei movimenti, okay? Cioè la mobilità, la coordinazione e la resistenza muscolare locale. Allora, la mobilità è molto semplice. Questo movimento io non riuscirei mai a farlo, questo cambio di direzione con palla, senza una buona mobilità, ad esempio a livello dell'anca. Però non devo avere solo mobilità a livello dell'anca, ma devo anche avere una stabilità. In questo caso stabilità e resistenza muscolare locale sono sinonimi, in questo caso, la stabilità per non infortunarmi durante questo movimento. Faccio un esempio banale: se io riesco a far bene la davericata, non è detto, se riesco a farla, se ho mobilità adeguata, non è detto che io nel momento in cui la faccio riesca a fare delle azioni motorie intense. Prendete ad esempio chi soffre di lassità legamentosa. Chi soffre di lassità legamentosa ha un'ottima mobilità articolare, però non ha la forza necessaria per sostenere l'articolazione durante i movimenti intensi agli angoli articolari più ampi. Quindi non è necessaria solo la mobilità di un calciatore, ma anche resistenza muscolare locale, poi lo vedremo meglio, cioè quella qualità che mi permette di essere anche stabile e di sentirmi maggiormente a mio agio quando le articolazioni sono al limite, diciamo al limite del movimento. Okay? Un'altra cosa importante, sempre per l'efficienza, poi vedremo meglio, è la coordinazione. Perché è importante la coordinazione? La sincronizzazione dei fibri motori e anche la sequenzialità con la quale si contraggono, perché mi determinano poi tanti altri fattori, come la precisione del gesto e la frequenza dei movimenti. Mi soffermo un attimo sulla resistenza muscolare locale, cioè sulla forza che ha il muscolo di mobilità più estrema. Ci sono alcune situazioni, ad esempio, come quegli alcuni muscoli come gli adduttori, che sono muscoli abbastanza forti, ma hanno un'inserzione piccola nell'osso. Cosa vuol dire? Che va più facilmente incontro a microlesione e quindi a sofferenza, a tendiniti che poi determinano anche la contrattura dei muscoli come gli adduttori. L'unica cosa per prevenire, una delle cose che c'è da fare in questi casi non è solo quella di aumentare la mobilità degli adduttori, ma anche di aumentare la resistenza muscolare locale, cioè aumentarne la forza. Se io aumento la forza di un muscolo, anche l'inserzione tendinea, che in questo caso è molto debole, l'inserzione diventa più forte e quindi vado più difficilmente incontro ad affaticamenti, quindi infortuni e retrazioni posturali. Okay? Questo esercizio in alto a sinistra, come vedete, non è specifico per il calcio, però è uno dei migliori esercizi a carico naturale nel protocollo è uno degli esercizi del protocollo di Copenaghen, poi potete andarvelo a vedere ovviamente su internet, per rinforzare i muscoli adduttori. È stato visto poi anche a livello sperimentale come riducesse il rischio di infortuni, ok?
di questi muscoli. Quindi è fondamentale la resistenza muscolare locale, in particolar modo di quei muscoli che vanno facilmente incontro ad infortuni. Qui in basso a destra vedete la resistenza, un esercizio per il posteriore della coscia. L'esercizio molto famoso, anche questo non è un esercizio specifico, che qui il ginocchio lavora i posteriori della coscia, che sono quelli gli obiettivi di questo allenamento, di questa posizione, lavorano come flessori del ginocchio, mentre il momento critico nel movimento di questi muscoli non è nella flessione del ginocchio, ma nell'estensione dell'anca. Malgrado tutto sono efficaci. Perché sono efficaci? Perché migliorano la resistenza muscolare locale del giocatore, dei muscoli. Quindi la mobilità deve essere sempre accompagnata a un'elevata stabilità e la coordinazione ne è la conseguenza. Quindi l'allenamento funzionale per la mobilità e la resistenza muscolare locale è fondamentale per evitare che le catene muscolari diventino retratte, soprattutto la mobilità è importante, e rinforzare la muscolatura e gli angoli articolari estremi, i quali solitamente si verificano nelle lesioni muscolari. Okay? Queste sono alcune delle frequenti anomalie posturali del giocatore, lo psoas retrato, il quadricipite accorciato, poi ne vedremo alcune dopo. Nello stesso per l'elemento estivo che vi ho dato, ci sono nella seconda parte dei movimenti di allungamento funzionale, ho inserito movimenti che lo squat, lo stacco a una gamba, che aiutano anche in questa fase, nella fase estiva, a migliorare un attimo quella che è la mobilità articolare e la resistenza muscolare. Ad esempio in questo esercizio non solo migliora la mobilità dei posteriori, però questi sono anche molto in carico e quindi ne migliora anche la resistenza muscolare locale. Stessa cosa anche qui. Gli adduttori sicuramente vengono allungati, ma ne migliora anche la resistenza muscolare locale in parte. Quindi sono importanti gli esercizi dell'allenamento funzionale proprio per questo motivo. Un'altra cosa, qui faccio alcuni esempi, questi sono presi da Paolo Terziotti, che è un preparatore atletico e anche che ha un dottorato, quindi è molto autorevole, considerato una fonte molto autorevole, di movimenti funzionali per la prevenzione dei posteriori della coscia, che abbiamo detto che sono alcuni dei muscoli che più facilmente vanno incontro a problematiche. Lui non consiglia, secondo me anche ha ragione, questo movimento, perché quando si hanno tanti giocatori è difficile controllare e farlo bene, perché se pensate bene, essendo un movimento in cui lavorano entrambe le gambe, se solo uno spontaneamente aumenta il carico su una gamba rispetto all'altra, per tutte le volte che viene fatto questo esercizio, capite benissimo che la gamba dominante diventerà sempre più forte di quella debole, andando poi a creare degli squilibri che poi possono generare loro stesso degli infortuni. Quindi lui propone, secondo me ha ragione, questi due esercizi molto semplici che si possono fare. Malgrado lui sia preparatore di una scuola professionista, diciamo che capisce quanto l'allenare un gruppo numeroso di giocatori possa comunque essere abbastanza impegnativo anche in una struttura professionistica, e quindi propone esercizi semplici, come il bridge, che è più anca dominante, diciamo lavora maggiormente il gluteo, che è un muscolo che a livello che protegge, con la sua contrazione, il disagio dei posteriori della coscia, mentre questo, il curl su Swiss ball, allena prevalentemente i posteriori della coscia. Se non avete a disposizione il Swiss ball, potete fare l'hip thrust modificato monopodalico, il car su panca, che è la stessa cosa appoggiando su una panca, oppure questo esercizio che si appoggia per terra direttamente. Altro esercizio importante, questo meno per la forza, meno per la forza ma più per la mobilità, siamo sempre entro questo ambito, è questo qua che abbiamo visto anche prima. Okay? Altro elemento importante, sto facendo degli esempi ovviamente, lo psoas retratto, il quadricipite accorciato soprattutto il retto femorale, comportano delle problematiche, malgrado sì, raramente vanno incontro ad infortuni questi due muscoli, la loro retrazione comporta poi ad altri disagi, ad altri gruppi muscolari come possono essere gli adduttori posteriori della coscia, per cui è importante anche allungarli, che siano della giusta lunghezza, e questo esercizio credo che sia fondamentale, l'esercizio di mobilità fondamentale. Non tutti riescono sempre a farlo e quindi magari si sommano questi due esercizi qua. Questo allunga prevalentemente il retto femorale, il quadricipite, e questo invece lo psoas. Ok?
Uno lavora soprattutto sullo psoas e uno sul quadricipite. Per psoas intendo l'ileopsoas, quindi il muscolo iliaco più lo piccolo psoas più il grande psoas. Passiamo ora sì, un'ultima cosa importante. La mobilità di questo gruppo muscolare è importante anche per l'efficienza dei movimenti. Se determina questo angolo, se questo angolo è abbastanza ampio, cioè riesco a estendere la coscia, quando io spingo col piede riuscirò a dare una buona propulsione orizzontale, intanto ci spostiamo orizzontalmente nel campo, e quindi è importante avere una buona propulsione orizzontale per essere veloci. Se io invece non ho una buona mobilità e spingo meno, questa freccia rossa non sarà tanto orientata verso l'orizzontalità, ma più verso la verticalità. In questo caso perderò spenderò molta energia per niente, perché lo sforzo sarà prevalentemente orientato a spingere verso l'alto e di conseguenza avrò una corsa meno efficiente. Parliamo di coordinazione, siamo sempre qua, se non voglio confondervi, abbiamo parlato di resistenza muscolare locale, di mobilità, adesso parliamo di coordinazione. Perché è importante la coordinazione? Io sto sempre parlando nel periodo precampionato, ovviamente che rappresenta poi i presupposti di tutta poi la stagione. Prima la coordinazione mi abitua a gestire in velocità i movimenti inconsulti. Cosa vuol dire? Nel calcio non esistono movimenti stereotipati, nel senso ho la possibilità di fare 1000 movimenti diversi in qualsiasi momento. Più sono coordinato, più sono abituato a gestire movimenti e inconsulti al quale non sono abituato, cioè la coordinazione mi abitua a gestire i movimenti ai quali non sono abituato. Poi sono controsenso, ma è così. Incrementa la frequenza dei movimenti in maniera funzionale alla rapidità. Voi vi accorgete benissimo come i giocatori più forti, soprattutto quelli più tecnici, hanno un'elevata frequenza dei movimenti. Senza questa frequenza dei movimenti non riuscirebbero mai ad effettuare i gesti tecnici per i quali sono famosi. Quindi la frequenza dei movimenti dipende molto dalla coordinazione. Coordinazione efficace anche per la tecnica e per la resistenza. Se io sono coordinato imparo più facilmente la tecnica e anche sono più efficiente nella resistenza. Cosa vuol dire? Nel video dedicato, lo trovate nel canale, nel video dedicato alla differenza tra il potenziale aerobico tra dilettanti professionisti, abbiamo visto come la differenza non sia tanto in sé la parte metabolica, ma sia l'efficienza con i quali i professionisti cambiano direzione. La differenza principale, e questo dipende molto dalla coordinazione. Qui vedete, di tutto quello che c'è qua trovate poi tutti gli approfondimenti nel link in descrizione del video, trovate uno più link per approfondire tutto, quindi io vado un po' a ruota libera, però chi vuole approfondire le varie parti le può trovare, se non le trovate o dovete chiedere basta che scrivete nei commenti. Questi sono i lavori, come io suddivido personalmente i lavori coordinativi, ripeto, è una cosa personale, quindi non è detto che sia la migliore di tutti, in base alla difficoltà esecutiva, perché coordinazione è sinonimo anche di difficoltà. Io sono più coordinato se faccio cose difficili, non se faccio cose facili. Quindi la difficoltà esecutiva è una delle variabili che influenza la coordinazione, l'altra ovviamente l'intensità, perché maggiore l'intensità maggiore l'impronta che io lascio sul mio sistema motorio. Partendo, ovviamente anche nel periodo precampionato è evidente che devono essere preferite alcuni tipi di attività rispetto ad altre. Ad esempio quelle a bassa intensità e bassa difficoltà esecutiva, cioè questo quadrante, sono ad esempio le andature. Le andature sono importanti, cercando però di capire come strutturarle, e questo è molto difficile, ci sono attività che sono ginocchio, andature che sono ginocchio dominanti, come skip, corsa calciata dietro, corsa calciata sotto, e andature che sono anca dominanti, come questa, la calciata avanti, vanno alternate, altrimenti rischio di fare dei pasticci. Quelle a bassa difficoltà esecutiva possono anche diventare ad alta intensità, facendo ad alta intensità le andature, o anche gli allunghi, gli sprint, sono ad alta intensità. Mi fermo un attimo, gli allunghi sono considerati ormai a tutti gli effetti sia dalla maggior parte dei preparatori di alto livello come i fattori, le variabili principali per prevenire gli infortuni. Gli allunghi, gli sprint fatti nel modo giusto e introdotti con la giusta gradualità, lo vedremo meglio dopo, e quindi sono fondamentali pian piano inserirli nella preparazione. Magari si inseriscono degli allunghi non massimali di 30 metri. Poi pian piano che si arriva durante
diciamo, la parte centrale della stagione, sì, queste lunghe diventano degli sprint, anche magari di 40 metri, se ne fanno un numero adeguato, e è stato visto che aiutano a prevenire gli infortuni. Non solo, sono le uniche attività che fa il calciatore dove il tempo di contatto è molto basso, perché nel calcio il tempo di contatto a terra è abbastanza alto, perché spesso ci sono cambi di direzione, raramente si corre diciamo in maniera rettilinea ad alta velocità, e quindi l'unico, gli sprint, gli allunghi sono l'unica maniera per mantenere un basso tempo di contatto e mantenere questa qualità, altrimenti tende a perdersi se io non faccio questa qualità, ok? Perché nel calcio non lo stimolo più di tanto. Passiamo, vabbè, quelle ad elevata difficoltà esecutiva e bassa intensità sono tutti come nei circuiti per lo sviluppo della frequenza dei movimenti. Abbiamo visto prima che è fondamentale la frequenza dei movimenti per la rapidità. Quindi sono scaletti, mini ostacoli. Mi soffermo un attimo su questa cosa. La coordinazione è l'unica qualità che durante la stagione può essere, il cui carico può essere incrementato continuamente, incrementandone la difficoltà. Okay? Perché man mano che divento coordinato divento sempre più bravo e posso sempre aumentare la difficoltà di questo tipo di esercitazione, cosa che non può avvenire per i lavori aerobici, per i lavori muscolari, è ovvio, non posso sempre aumentare i carichi di lavoro, per la coordinazione sì, e questo rappresenta un grandissimo margine di guadagno, margine di miglioramento, scusate, non di guadagno, margine di miglioramento che poi va a incidere su tutte le altre qualità, perché abbiamo detto che la coordinazione incide sulle altre qualità. Non è facile lavorare in questo modo, perché bisogna continuamente alzare l'asticella, bisogna continuamente avere pazienza a studiare, trovare sempre circuiti o attività, anche solo con la scaletta, sempre leggermente più difficile, aspettare che i giocatori si abituano a fare questi movimenti in maniera veloce e ogni volta aumentare sempre di più la difficoltà. Se io con la scaletta faccio sempre gli stessi esercizi, 4-5 durante tutto l'anno, servirà un po' all'inizio, poi non serve più niente. Okay? Quindi ricordatevi, la coordinazione, diciamo, elevata difficoltà esecutiva e bassa intensità, cioè bassa intensità muscolare, non bassa difficoltà, sto dicendo, sono importanti, e se si lavora correttamente su questo si possono avere grandi margini di miglioramento su tutte le altre qualità. Finiamo con quelle di alta intensità e alta difficoltà esecutiva, sono quei mini circuiti coordinativi, elevata intensità, i circuiti che si fanno di solito venerdì, poi ne vedremo un esempio. Qui diamo una sorta di riassunto di sempre quello che riguarda la parte funzionale, okay, di questa parte, scusate, vado all'inizio, di questa parte, okay, posturale a rischio di infortuni. Vediamo un riassunto, alcuni dettagli. Guardiamo solo per adesso la parte di destra, il lavoro funzionale ad ampio range articolare con eventuale enfasi eccentrica, ovviamente se sono in grado di occuparmene, è fondamentale per la prevenzione. Per prevenzione si vuol dire ridurre il rischio di infortuni, non azzerarlo. Il lavoro funzionale abbiamo visto, questi sono i lavori funzionali. Corsa ad alta velocità, l'abbiamo detto prima, e sprint introdotti gradualmente, perché sono quelli che maggiormente tengono bassi i tempi di contatto del piede, quindi continuano ad allenarlo, questa qualità, e è stato visto che riducono il rischio di infortunio, soprattutto ai posteriori della coscia. Poi altre attività coordinative specifiche, che sono queste. Okay? Questi sono fattori fondamentali per ridurre il rischio di infortuni, sia in preparazione che più avanti. Chiaro che in preparazione tutte le attività ad alta intensità come la corsa vanno introdotte con estrema gradualità, anche i lavori funzionali, si va dal facile al difficile, si incomincia con quelli più semplici che sono questi, li abbiamo visti prima, okay? Questi, quelli che possono fare anche in estate, si incomincia con questi, poi pian piano si fanno movimenti sempre più specifici, magari sempre più difficili, che non vanno solo a allenare, diciamo, la mobilità e la resistenza muscolare, ma un pochino anche l'esplosività. Facciamo l'ultima parte, quella sulle qualità neuromuscolari, no? Abbiamo detto, torniamo all'inizio ai titoli, qualità, abbiamo parlato fino adesso della parte posturale, adesso parliamo della parte neuromuscolare. Ovviamente è evidente immaginare come bisogna andarci con calma nelle qualità neuromuscolari durante la preparazione, perché non hanno ancora, abbiamo detto che è il momento in cui sono meno allenati, recuperano più difficilmente, e quindi le cose più intense neuromuscolari vanno introdotte con estrema gradualità. Parto solo con una semplificazione proprio tra esplosività e rapidità. Esplosività è la capacità di reclutare in modo irrompente e veloce il massimo numero di motori nell'istante zero, cioè all'inizio, che sono responsabili dell'accelerazione, magari non del primo passo, ma dei primi 2-3 passi di un'accelerazione, mentre la rapidità invece è una qualità più generale che permette di effettuare azioni motori nel più breve tempo possibile alla massima intensità.
spostandosi più velocemente possibile, come può essere nei cambi di direzione. Ad esempio, non è la velocità. Nel cambio di direzione io c'è un momento addirittura in cui sono a zero velocità prima di tornare indietro, quindi non sono veloce. Qui si parla di rapidità e non di velocità. Quindi queste due qualità sono quelle più importanti che deve allenare un calciatore. Qui vedo come si faccio vedere come si intersecano, spero di non far confusione, come si intersecano le varie qualità. Ripeto, in descrizione trovate l'articolo che è molto più dettagliato, molto più didascalico. L'allenamento e l'allungamento funzionale, abbiamo visto prima, aiuta alla prevenzione di infortuni, inteso come riduzione di rischio. La rapidità coordinativa, cioè la coordinazione, anche la coordinazione riduce il rischio di infortuni perché mi abituo a fare attività inconsulte, ma lavoro anche sulla rapidità. Abbiamo detto che la frequenza dei movimenti che si allena la coordinazione è un presupposto della rapidità, quindi la rapidità coordinativa allena la rapidità. Anche i fartlek aerobici in piccola parte allenano la rapidità, soprattutto se metto dei cambi di direzione all'interno dell'allenamento. Sempre nel precampionato, quando i giocatori non sono propriamente allenati, già fare dei cambi di direzione durante i fartlek, durante le attività aerobiche, sono già allenanti per la rapidità. Okay? Sommati poi la rapidità al lavoro di coordinazione indicano che come la rapidità sia già abbastanza allenata da questi due fattori, non c'è bisogno, soprattutto in momenti in cui c'è poco recupero, di fare lavori neuromuscolari intensi. Quindi io personalmente i lavori neuromuscolari intensi li dedicherei soprattutto al più avanti, non tanto al periodo di preparatorio, o perlomeno li incrementerei molto gradualmente. Qui vediamo alcuni dei lavori neuromuscolari dedicati alla rapidità, che io personalmente introdurrei con gradualità durante la preparazione. Qui vedete una navetta, che è andata e ritorno. Su cosa c'è da focalizzarsi? A mio parere non tanto sulla velocità e l'intensità con la quale fanno, ma su come mettono il piede nel cambio di direzione. Cioè una navetta implica aumento della frequenza dei passi prima del cambio di direzione, abbassamento del baricentro, in maniera tale da mettere correttamente il piede ed invertire immediatamente il cambio di direzione, perché se io abbasso bene il baricentro mi trovo già inclinato verso la nuova direzione. Okay? Affinché questo avvenga è fondamentale anche che il piede, qui ho messo l'asse del piede destro, sia il più in asse possibile col cambio di direzione, perché se lo metto in asse diverso dal cambio di direzione l'articolazione tibiotarsica sarà troppo sollecitata e col passare del tempo, soprattutto durante la preparazione, può andare incontro ad infortuni. Qui invece non vediamo una navetta ma un cambio di direzione, qui vediamo l'ingrandimento di questa parte, facciamo finta che questo è l'ingrandimento di questa parte, anche in questo caso si deve sempre usare il piede esterno, quindi qui il destro, qui il sinistro, come piede perno del cambio di direzione, l'asse del piede deve essere il più possibile parallela all'asse del cambio di direzione, questo è un cinesino. Per renderci conto, se vedo che non riescono a farlo, perché di solito all'inizio preparazione tendono ad esempio un destro a fare qui bene col destro, qui tende magari a farlo anche qui col destro il cambio di direzione, capite benissimo come se fanno questo spontaneamente poi può dare origine a delle problematiche. Allora è molto più semplice, si mettono dei cerchi invece di cinesini e si dice ok, quando siete sul lato destro cambiate direzione col piede destro, quando siete sul lato sinistro cambiate direzione col piede sinistro. In questo modo, senza fare grandi distanze elevate, senza fare intensità elevate, migliorano i presupposti della rapidità. Questo invece è un esercizio, per fare un esempio, di rapidità da fare, a mio parere, più avanti nella stagione, quando è finita la preparazione. Vedete, questo si viene fatto a forma di gara di intensità massimale e come viene. Okay? Questo viene fatto, diciamo, ha senso se prima i giocatori hanno imparato questi atteggiamenti. Passiamo all'ultimo capitolo, la valutazione delle anomalie. È fondamentale conoscere i propri atleti al fine di capire come ridurre il rischio di infortuni. Il lavoro è fondamentale, il lavoro fatto col fisioterapista, soprattutto in base alle recidive, giocatori che spesso sono infortunati, da poco stanno tornando a un certo tipo di infortuni, ovviamente sono maggiormente suscettibili a questi, e quindi hanno alcuni, scusate se torno indietro, spero di trovare la slide, alcuni di questi fattori di rischio. Okay? Parlando con i fisioterapisti, possono poi strutturare dei mezzi di allenamento, dei protocolli allenanti individuali da fare a casa o prima che inizi l'allenamento per il giocatore affinché riduca il rischio di recidive e riduca il rischio di infortuni. Chiaro che questi protocolli, scusate se faccio avanti e indietro, devono tenere conto della mobilità, della resistenza muscolare locale e della coordinazione. Allora, aspettate, siamo qua. Ultima cosa, esecuzione di test semplici, se è possibile eseguire test semplici,
e comunque osservare in allenamento. Cosa vuol dire osservare in allenamento? Avevo letto da qualche parte che l'occhio e il cervello sono ancora il miglior laboratorio di biomeccanica esistente al mondo, quindi osservare come si comportano, come corrono, come fanno i cambi di direzione è fondamentale per poi cercare di capire come eventuali programmi individuali del giocatore. Adesso facciamo degli esempi molto banali. Andiamo qua. Se fa male lo squat, perché ha le caviglie poco mobili, se ad esempio io dico ai giocatori di fare uno squat arrivando sul parallelo, questo non è proprio sul parallelo, e non riescono ad arrivare con le cosce al parallelo e si sollevano i talloni, vuol dire che ha poca mobilità le caviglie. Allora, se io le osservo i giocatori mentre lo fanno, a chi ha poca mobilità le caviglie gli do gli esercizi da fare, che sono molto semplici per migliorare la mobilità della caviglia. Ok? Un altro esempio, se io faccio male questo esercizio, se non riescono a fare questo esercizio di stretching, ok, aspetta che ingrandisco, se alcuni non riescono a farlo, allora devo dirgli di fare questi due, di scomporlo in due facendo questi due, facendo 1 minuto al giorno per gamba di questo e 1 minuto al giorno per gamba di questo, probabilmente riusciranno a migliorare la propria mobilità degli estensori dell'anca, dei flessori, scusate, dell'anca, e poi riuscire a fare questo esercizio, ok? Quindi è fondamentale osservare propri giocatori e da lì poi parlare con loro, parlare con il fisioterapista e dare poi i giusti protocolli individuali per migliorare questo tipo di lacune. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. E ripeto, in descrizione trovate un link con l'articolo con tutto scritto in maniera molto più dettagliato e sempre in descrizione trovate altre risorse che magari possono essere interessanti. Se vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!